Il distretto sanitario di Chioggia versa attualmente in una situazione di precarietà evidente, come testimoniano numerose segnalazioni provenienti da genitori di bambini con disturbi dell'apprendimento, comportamentali e disabilità varie. Come sostiene la consigliera Alessandra Penzo, queste famiglie si trovano costrette a rivolgersi a specialisti esterni o a strutture convenzionate in forma privata, ma spesso si scontrano con la saturazione delle stesse che negano le richieste di assistenza. Continua la Penzo, confermando che attualmente nel distretto di Chioggia non è presente un neuropsichiatra a tempo pieno. Le segnalazioni riportano tempi di attesa di mesi per un incontro, appuntamenti che vengono posticipati o ricezione della documentazione di valutazione con tempi non adeguati alle reali necessità dei genitori. Questa situazione evidenzia un problema di carenza di personale che lascia le famiglie in difficoltà, costrette a rivolgersi ad altre strutture sanitarie. Ci si chiede, afferma la Penzo, come una città come Chioggia, con oltre 47.000 abitanti, possa avere un settore dedicato all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia, costantemente in difficoltà, costringendo coloro che non possono permettersi consulenze private a vivere in uno stato di continua frustrazione. Con un ordine del giorno, Obiettivo Chioggia chiede quindi all'amministrazione comunale di avviare un rapido dialogo con l'organo competente al fine di fare chiarezza su tale situazione, monitorando le tempistiche e la qualità dei servizi forniti, chiedendo inoltre che l'ente si impegni a rispondere alle richieste pervenute nel più breve tempo possibile, a migliorare il servizio, che a parere della Penzo riveste un'importanza essenziale.